Rilevante dal punto di vista culturale, storico e architettonico, è la Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto, situata poco distante dalla cittadina di Manfredonia. L'importanza di questo edificio è dovuta al fatto che è uno dei principali esempi di architettura romanico-pugliese, con influenze islamiche presenti sul territorio. Le leggende narrano dell'antica Sipontum, descrivendola come la gloriosa città dei magnifici palazzi dai tetti policromi e delle 100 chiese dai tetti d'oro. Ma oggi non resta che la Basilica di Santa Maria Maggiore. Esiste una ricca documentazione storica lasciata da Strabone, Plinio, Tolomeo, Lucano e Orazio, a testimonianza dei fitti scambi commerciali come la Via dell'Ambra, sociali con la Grecia e le coste transadriatiche che rese fiorente il porto di Sipontum e alimentarono una fervente storia di miti. Siamo nel 9-8 secolo avanti Cristo, quando i Dauni popolano il territorio, portando con sé un substrato culturale di religione e arte, di cui le stele rappresentano la testimonianza, e segnando marcatamente il territorio, applicando le tecniche del maggese imparate dai greci. Fra il V secolo avanti Cristo ed il I secolo del nuovo millennio, i Romani dominarono questi territori. La via Traiana, infatti, favorì lo sviluppo economico e sociale di queste aree. Nacquero quindi una moltitudine di pagi, stazioni di servizio e di villae, villaggi. I maggiori, ricordiamo, Teanum Apulum, Arpi, Salaria, Erdonia e Sipontum. La città di Manfredonia sorge alle pendici del promontorio del Gargano ed affaccia sul mare Adriatico. Discende in linea diretta per volontà del principe svevo Manfredi, suo primo fondatore. Qui possiamo ammirare il castello di Manfredonia, voluto fortemente da Manfredi di Sicilia, all'atto della fondazione della città. Il castello è frutto di diverse trasformazioni, ampliamenti e rifacimenti avvenuti durante le diverse epoche. L'impianto del nucleo interno del castello sembra ritenersi opera sveva per via della chiara e lineare disposizione delle strutture. Alcuni studiosi però fanno notare che a livello documentale ed in particolare della cancelleria angioina non c'è traccia della preesistenza di strutture all'atto dell'inizio dei lavori del castello. In ogni caso, alcuni particolari costruttivi lasciano ipotizzare stili e strutture sveve autonome e preesistenti. Nel 1968 il castello viene donato dal comune allo Stato per istituirvi un museo. Iscriviti al canale e attiva la campanella. I viaggi di Migio!